Buongiorno a te nell'amore di Cristo Gesù. È mezzogiorno, è tempo di leggere la parola del Signore insieme. Questo è Leggiamo la Bibbia insieme. Io sono Nicodemo Fabiano. Metti un like e condividi, iscriviti su questo canale. Noi siamo qui da lunedì al venerdì per leggere la parola del Signore insieme. Il primo di gennaio abbiamo incominciato con Genesi capitolo 1. E durante questa giornata del 24 di agosto noi abbiamo il piacere di leggere il capitolo 14 e capitolo 15 del libro di Secondo Re. Quindi capitolo 14 e 15. Parola del Signore, Secondo Re, capitolo 14. Il secondo anno di Joas, figlio di Joacas, re di Israele, cominciò a regnare Amazia, figlio di Joas, re di Giuda. Aveva 25 anni quando cominciò a regnare e regnò 29 anni a Gerusalemme. Sua madre si chiamava Io-Adam ed era di Gerusalemme. Egli fece ciò che era giusto agli occhi del Signore, non però come Davide suo padre fece, interamente come aveva fatto Joas suo padre. Tuttavia, gli alti luoghi non furono soppressi e il popolo continuava a soffrire, a offrire sacrifici e incenso sugli alti luoghi. Non appena il potere reale fu assicurato nelle sue mani, egli fece morire quei suoi servitori che avevano ucciso il re suo padre. Ma non fece morire i figli degli uccisori, secondo quanto è scritto nel libro della legge di Mosè, dove il Signore ha dato questo comandamento. Non si metteranno a morte i padri per colpa dei figli, non si metteranno a morte i figli per colpa dei padri, ma ognuno sarà messo a morte per il proprio peccato. Molto importante questo. Versetto 7, capitolo 14, secondo re. Egli uccise 10.000. Idumei nella valle di Sale e in questa guerra conquistò Sela e diede il nome di Ioctel che aveva conservato fino ad oggi. Allora Amazia inviò dei messaggeri a Joas, figlio di Joacas, figlio di Jehu, re di Israele, per dirgli: vieni, affrontiamoci. Joas, re di Israele, mandò a dire ad Amazia, re di Giuda, il rovo del Libano, mandò a dire al cedro del Libano: da tua famiglia in sposa mio figlio. E le bestie selvagge del Libano passarono e calpestarono il rovo. Tu hai sconfitto gli Idumei e il tuo cuore ti ha reso orgoglioso. Godi la tua gloria e statene a casa tua, perché impegnarti in una disgraziata impresa che porterebbe alla rovina te e il tuo regno di Giuda insieme a te. Ma Amazia non gli vuole dare retta, così Joas, re di Israele, marciò contro Amazia, ed egli e Amazia, re di Giuda, si trovarono faccia a faccia a Bet-Semes, nel territorio di Giuda. Giuda fu sconfitto da Israele, gli uomini di Giuda fuggirono, ognuno alla sua tenda. A Bet-Semes, Joas, re di Israele, fece prigioniero Amazia, re di Giuda, figlio di Joas, figlio di Acasia. Poi venne a Gerusalemme e fece una breccia di 400 cubiti nelle mura di Gerusalemme, dalla porta di Efraim alla porta dell'angolo, e prese tutto l'oro e l'argento e tutti i vasi che si trovavano nella casa del Signore. E nei tesori del palazzo del re prese anche degli ostaggi e se ne tornò a Samaria. Il resto delle azioni compiute da Joas, il suo valore e come re combatté contro Amazia, re di Giuda, sono cose scritte nel libro delle cronache del re di Israele. Joas si addormentò con i suoi padri, fu sepolto a Samaria con il re di Israele e Geroboamo, suo figlio, regnò al suo posto. Amazia, figlio di Joas, re di Giuda, visse ancora 15 anni dopo la morte di Joas, figlio di Joacas, re di Israele. Il resto delle azioni di Amazia si trova scritto nel libro delle cronache dei re di Giuda. Fu organizzata una congiura contro di lui a Gerusalemme. Ed egli fuggì a Lachis, ma lo fecero inseguire fino a Lachis e là fu messo a morte. Da quel luogo fu trasportato sopra cavalli e quindi sepolto a Gerusalemme con i suoi padri nella città di Davide.
Tutto il popolo di Giuda prese Azaria, che aveva allora 16 anni, e lo fece re al posto di Amazia, suo padre. Egli riconquistò Elat, la ricostruì e la annesse al regno di Giuda. Dopodiché il re Amazia si fu addormentato con i suoi padri. Nel quindicesimo anno di Amazia, figlio di Joas, re di Giuda, cominciò a regnare a Samaria. Geroboamo, figlio di Joas, re di Israele, e regnò 41 anni. Egli fece quello che è male agli occhi del Signore. Non si allontanò da nessuno dei peccati con i quali Geroboamo, figlio di Nebat, aveva fatto peccare Israele. Egli ristabilì i confini di Israele dall'ingresso di Camat al mare della pianura, come il Signore Dio aveva detto per mezzo del suo servitore, il profeta Giona, figlio di Amittai, che era di Gat-Efer. Il Signore aveva visto che l'afflizione di Israele era amarissima, che i schiavi e liberi erano ridotti all'estremo e che non c'era più nessuno che soccorresse Israele. Il Signore non aveva parlato ancora di cancellare il nome di Israele da sotto al cielo, quindi li salvò per mezzo di Geroboamo, figlio di Joas. Il resto delle azioni di Geroboamo, tutto quello che fece, il suo valore in guerra e come riconquistò Israele, Damasco e Camat, che erano appartenute a Giuda, si trova scritto nel libro delle cronache dei re di Israele. Geroboamo si addormentò con i suoi padri, i re di Israele, e Zaccaria, suo figlio, regnò al suo posto. Secondo Re, capitolo 15, parola del Signore. Il 27° anno di Geroboamo, re di Israele, cominciò a regnare Azaria, figlio di Amazia, re di Giuda. Aveva 16 anni quando cominciò a regnare e regnò 52 anni a Gerusalemme. Sua madre si chiamava Iecolia ed era di Gerusalemme. Egli fece ciò che è giusto agli occhi del Signore, proprio come aveva fatto Amazia, suo padre. Tuttavia, gli alti luoghi non furono soppressi. Il popolo continuava a offrire sacrifici e incenso sugli alti luoghi. Il Signore colpì il re, che fu lebbroso, fino al giorno della sua morte, e visse in una casa appartata. E Joatam, figlio del re, dirigeva la casa reale e rendeva giustizia al popolo del paese. Il resto delle azioni di Azaria e tutto quello che fece è scritto nel libro delle cronache dei re di Giuda. Azaria si addormentò con i suoi padri e con i suoi padri lo seppellirono nella città di Davide. E Joatam, suo figlio, regnò al suo posto. Il 38° anno di Azaria, re di Giuda, Zaccaria, figlio di Geroboamo, cominciò a regnare sopra Israele a Samaria e regnò 6 mesi. Egli fece ciò che è male agli occhi del Signore, come avevano fatto i suoi padri, non si allontanò dai peccati con i quali Geroboamo, figlio di Nebat, aveva fatto peccare Israele. E Salum, figlio di Iabes, congiurò contro di lui, lo colpì in presenza del popolo, lo uccise e regnò al suo posto. Il rimanente dell'azione di Zaccaria è scritto nel libro delle cronache dei re di Israele. Così si avverò la parola che il Signore aveva detta a Jehu: i tuoi figli sederanno sul trono di Israele fino alla quarta generazione. E così avvenne. Salum, figlio di Iabes, cominciò a regnare l'anno 39° di Uzia, re di Giuda, e regnò un mese a Samaria. E Menahem, figlio di Gadi, salì da Tirza e venne a Samaria. Colpì in Samaria Salum, figlio di Iabes, lo uccise e regnò al suo posto. Il rimanente delle azioni di Saloma e la congiura che egli organizzò sono così scritte nel libro delle cronache del re di Israele. Allora Menahem, partito da Tirza, colpì Tifsa, tutto quello che vi si trovava, e il territorio la colpì, perché essa non gli aveva aperto le sue porte e fece sventrare tutte le donne incinte che vi si trovavano. L'anno 39° del regno di Azaria, re di Giuda, Menahem, figlio di Gadi, cominciò a regnare sopra Israele.
e regnò 10 anni a Samaria. Egli fece ciò che è male agli occhi del Signore, non si allontanò dai peccati con i quali Geroboamo, figlio di Nebat, aveva fatto peccare Israele. Ai suoi tempi Pul, re di Assiria, invase il paese e Menahem diede a Pul 1000 talenti d'argento affinché gli desse man forte per assicurare nelle sue mani il potere reale. Menahem fece pagare quel denaro a Israele, a tutti quelli che erano molto ricchi, per darlo al re d'Assiria. Li tassò in ragione di 50 sicle d'argento a testa. Così il re di Assiria se ne andò via e non si fermò nel paese. Il rimanente delle azioni di Menahem e tutto quello che fece è scritto nel libro delle cronache del re di Israele. Menahem si addormentò con i suoi padri e Pekachia, suo figlio, regnò al suo posto. Il 50° anno di Azaria, re di Giuda, Pekachia, figlio di Menahem, cominciò a regnare sopra Israele a Samaria e regnò 2 anni. Egli fece ciò che era male agli occhi del Signore e non si allontanò dai peccati con i quali Geroboamo, figlio di Nebat, aveva fatto peccare Israele. Peca, figlio di Remalia, suo capitano, congiurò contro di lui e lo colpì a Samaria. E con lui Argob e Arec nella torre del palazzo reale. Aveva con sé 50 uomini di Galaad, uccise Pekachia e regnò al suo posto. Il rimanente dell'azione di Pekachia, tutto quello che fece, è scritto nel libro delle cronache del re di Israele. Il 52° anno di Azaria, re di Giuda, Peca, figlio di Remalia, cominciò a regnare su Israele a Samaria e regnò 20 anni. Egli fece ciò che era male agli occhi del Signore, non si allontanò dai peccati con i quali Geroboamo, figlio di Nebat, aveva fatto peccare Israele. Al tempo di Peca, re di Israele, venne Tiglat Pileser, re di Assiria, e prese Lion, Abel, Bet Maaca, Ianoa, Kedes, Azor, Galaad, la Galilea, tutto il paese di Neftali e ne deportò gli abitanti in Assiria. Osea, figlio di Ela, organizzò una congiura contro Peca, figlio di Remalia, lo colpì, lo uccise e regnò al suo posto l'anno 20° del re di Joatam, figlio di Uzia. I rimanenti delle azioni di Peca, tutto quello che fece, è scritto nel libro delle cronache dei re di Israele. L'anno secondo del regno di Peca, figlio di Remalia, re di Israele, cominciò a regnare Joatam, figlio di Uzia, re di Giuda. Aveva 25 anni quando cominciò a regnare e regnò 16 anni a Gerusalemme. Sua madre si chiamava Ierusa, figlia di Sadoc. Egli fece ciò che è giusto agli occhi del Signore, interamente, come aveva fatto Uzia, suo padre. Tuttavia gli altri luoghi non furono soppressi e il popolo continuava a offrire sacrifici e incenso sugli altri luoghi. Joatam costruì la porta superiore della casa del Signore. Il rimanente dell'azione di Joatam, tutto quello che fece, è scritto nel libro delle cronache dei re di Giuda. In quel tempo il Signore cominciò a mandare contro Giuda Rezin, re di Siria, e Peca, figlio di Remalia. Joatam si addormentò con i suoi padri e con i suoi padri fu sepolto nella città di Davide, suo padre, e Acas, suo figlio, regnò al suo posto. Parola del Signore. Io ringrazio il Signore perché ci dà l'occasione di continuare a leggere la sua parola. Io ti invito perché domani tu possa essere con me e di nuovo possiamo leggere la parola del Signore insieme. Un santo bacio in Cristo Gesù. Lui ti benedica.